La sua squadra ha trovato di fronte un po' una gara un po' sul cazzo. Ma penso che noi abbiamo giocato alla grande, cioè io penso che la differenza l'ha fatto il signore in nero, perché la partita, gli episodi l'hanno fatta alla grande. Rigore per il Gaeta, rigore dall'altra parte non l'ha dato, questa è stata la partita. Penso che l'Arzanese ha dimostrato qui di essere una squadra importante, perché ha giocato contro una squadra importante come il Gaeta, ma ha giocato alla pari e alla grande. Io penso che la differenza l'abbiano fatto soltanto gli episodi, perché penso che avete visto tutti benissimo, no? Penso che voi avete tante televisioni e penso che il rigore per noi c'era. Non so l'altro se c'era, l'altro l'ha decretato il segnalino. Lui stava in diagonale, non l'ha dato. Vabbè, non fa niente, accettiamo il risultato del campo. Facciamo i complimenti al Gaeta, però dobbiamo fare sempre i complimenti a questa Arzanese che è venuta a giocare qui un'ottima partita. E soltanto un rigore a 5 minuti alla fine ce lo potevamo pareggiare lo stesso. Penso che abbiamo dimostrato di valere quella posizione. Speriamo che il Gaeta continui così e va bene così. A prescindere dagli episodi, comunque nel secondo tempo il Gaeta vi ha più chiuso la vostra metà campo. Ma il portiere mio non ha fatto neanche una parata. Non so se tu hai visto, abbiamo fatto qualche parata. Penso le occasioni migliori da quello abbiamo avuto noi. Comunque ero tenuto che se qualche contropiede non l'abbiamo gestito bene. Io penso che il nostro portiere non ha fatto nessuna grande parata. Dunque è normale che Gaeta doveva vincere questa partita e non c'ha. Il mio portiere non ha fatto neanche la parata. Non so se tutto questo grande gioco che ha fatto il Gaeta, io non l'ho visto, penso che abbiamo giocato alla pari. La follia del suo giocatore di Montaperto, che poteva, insomma, ha preso quella sciocca ammunizione, ha lasciato in 10. Ma guarda, là lui non ha detto niente di strano, insomma, ha detto una parolina, ma penso che il signor Vitale, quando ha battuto il calcio di rigore, era già ammonito. È andato a esultare sulla. Ha ammonito a Di Pietro, non ha ammonito a Vidal. Però il comportamento è stato diverso. Montaperto già nel primo tempo. È ammonito di nuovo pure lui. Ha due pesi e due misure. Di Pietro l'ha ammonito perché si è arrampicato sulla rete. Eh? Come Vidal. Di Pietro è stato ammonito perché si è arrampicato sulla rete. No, guarda, pure Vidal. Però ha ammonito a Di Pietro. Mister, comunque, vabbè, non comunque vada, vabbè, non ci sono ancora 6 punti di distacco e si riprenderà dalla prossima settimana. Ma è una sconfitta che ci poteva pure essere. Penso che noi siamo tranquilli, soprattutto dopo un'ottima prestazione. Questo è facciamo i complimenti a Gaeta, ma sicuramente noi andremo per la nostra. Va bene, grazie mille.